Pecorelli dice: parleremo un giorno del garage che si trovava in un palazzo di 4-5 piani. Allora, per molti anni la gente pensa, Pecorelli. Avrà approssimato Sì, 4-5 piani. Pecorelli non sa se è di 4-5 piani. No, il palazzo era veramente di 4-5 piani. Perché? Perché il livello delle due strade era diverso, per cui davanti erano 4 piani, da dietro erano 5 piani. Cristo in plastica, Penthouse, dice che lì, in quel garage, ci sono brigatisti non dichiarati che sono i prigionieri di Moro. Ora, questa palazzina di 6 piani, proprietà dello IOR, gestito da quel delinquente, del vescovo Paul Marcinkus, capo degli agenti CIA in Italia, uomo della P2 che non dà i soldi a Paolo VI, ma li dà a Gelli, Calvi e Sindone. Tutto questo ci induce a studiare la palazzina di 6 piani, che ovviamente nel tempo ha subito trasformazioni di appartamenti, di balconi, di garage, di strade, eccetera, eccetera. Però la polizia, i magistrati, i carabinieri si mettono a lavorare su questo. Ad un certo punto chiedono di essere auditi in commissione due persone, un maschio e una donna, i quali in seduta segreta, non mi chiedete chi sono, che già c'è una querela, Quella tedesca. i quali vengono a dire che loro, nel periodo settembre-dicembre 78, hanno ospitato, su richiesta di Adriana Faranda, Prospero Gallinari. Allora, del merito non si può parlare perché le carte stanno alla procura. Qual è l'idea che mi sono fatto io? Questi due ci avevano il fiato sul collo, perché tu, se vivi in un appartamento per anni, non è che puoi far scomparire, che tra l'altro l'appartamento era in fitto In affitto dallo IOR. dallo IOR. E perché sono venuti a dirci che hanno ospitato Gallinari? Perché aver ospitato Gallinari non produce reato oggi, dopo Prescritto. 40 anni. Aver tenuto Moro nascosto è un reato che non si estingue mai. Allora io penso che loro possono aver si sono autodenunciati su Gallinari per depistarci sulla prigione di Moro.